6 giugno 1999. Migliaia di persone stanno assistendo allo Slovak Air Day, un meeting aeronautico internazionale che si tiene una volta all'anno a Bratislava. In volo, il pilota inglese Graham Wardell a bordo di un Hawk 200. Wardell inizia un loop, ma al momento di chiuderlo, la sua quota è troppo bassa. L'aereo esplode appena tocca terra. Il pilota perde la vita istantaneamente. Una spettatrice, una donna slovacca, resta leggermente ferita. Delle schegge della carlinga l'hanno raggiunta a un centinaio di metri dalla zona d'impatto. Ironicamente, questo doveva essere un volo promozionale per il nuovo caccia.